Wow! Le ricette di zio Roberto. Buon appetito! Amici, buongiorno! Oggi mi sono ritrovato nella borsa della spesa questi peperoni. Dovrebbero essere leggermente piccanti, dico leggermente. Per cui ho detto, mo faccio due penne e avevo dei pomodorini. Piccadilli, della cipolletta fresca, poi ho pensato di metterci delle olivette bianche e dei carciofini piccoli. Faccio una salsetta e con poi olio di frantoio, sale e me li vado a spolverare con un po' di parmigiano. Per cui ho buttato qui tutto quello che ci voleva. E adesso vado a preparare questa ricetta. Spero che vi piaccia. Vi lavo questi peperoni. Vado a tagliare il peperone in questo modo. Un pochino me lo sono assaggiato per non avere un'amara sorpresa. No, sono leggermente piccanti, non sono una tragedia. Ecco. Ecco qui, ci ripuliamo ben bene. Adesso li andiamo a rilavare nuovamente. Mi lavo i peperoni sotto un filo d'acqua. Ci tagliamo. Adesso ci tagliamo la cipolletta. La cipolletta l'abbiamo fatta a pezzettini, adesso facciamo i pomodori. Bene, non ci resta che spezzettare i nostri carciofini. Le olive. Accendiamo un fuoco dolce. Vado a mettere un po' di olio. Mi sa tanto che verrà un sughetto sfizioso, sa? Mettiamo la nostra cipolla, bella, abbondante, come piace a me. La cipolletta sta procedendo abbastanza bene. Adesso prendiamo i nostri peperoni, andiamo a metterli dentro. Anziché di mettere acqua, ho preferito sfumarlo un po' col vino bianco. Vado a mettere i pomodori. E adesso andiamo a mettere un po' di sale. Talmente così, poi lo vado ad assaggiare. Bene, la cottura è al 45-50%, adesso vado a mettere le olive, vado a mettere un po' d'acqua. A questo punto andiamo a mettere i carciofini, che sono quelli che hanno bisogno di meno cottura in assoluto, che sono carciofini sott'olio, teneri, tenerissimi. Bene, il sughicino è già pronto. Prima di spegnere
sul sughetto vado a mettere un pezzetto, un po' di basilico, qualche fogliolina così spezzata con le mani, metto un altro tantinello ma un goccino d'acqua così, ora spengo, nel frattempo metto su la pasta, state attenti quando buttate la pasta nell'acqua perché può uscire, ecco qui, sale, uno e due, e nel sughetto spengo. La pasta è cotta, per cui vado a spegnere, mettiamo la pasta scolata qui nel sughetto, vado a girare, l'odore è stupendo, vado a impiattare. Bene, amici, buonasera a tutti. Come vedete, quest'operetta è stata anche conclusa. Vado a mettere una bella spruzzatina di parmigiano. Le ricette a me vengono così, secondo quello che vedo dal verdumaio, quello che trovo in giro, quello che ho a casa, mi viene l'idea e la metto in atto, come è stato con questi peperoni lunghi che ho trovato, adesso me li compro, vediamo quello che ci posso fare. Poi dopo, successivamente, ci ho pensato. Adesso vado ad assaggiarla. Dunque, io non mi sbagliavo, ne veniva fuori qualcosa di veramente ma veramente delizioso. Gli aromi si sentono tutti, la cipolletta, i peperoni, buoni veramente. Adesso in fretta passo a salutarvi perché ma se no mi si freddano. Un abbraccio a tutti quanti e vi auguro tante belle cose, un buon appetito a tutti, iscrivetevi, lasciate un commento, un mi piace che lo mettete, e alla prossima, ciao e a tutti.